era prevedibile, anche se durante la partita poteva finire in un altro modo, vista la classifica. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita dura, loro anche all'andata avevano finito 3-2. Abbiamo lottato, ci sono stati alti e bassi durante la partita, poteva finire 3-1 per noi, però ci siamo spenti nel quarto set, però siamo stati bravi a riprenderci e poi dopo riuscire a vincere il quinto. Comunque era una partita che doveva essere vinta per il morale, la classifica e per tutto. Ma soprattutto si sono visti nei momenti topici i soliti errori alla battuta. Sì, quella è una cosa che noi un po' pecchiamo, anche se dall'altra parte è un po' la nostra forza, perché quando riusciamo a spingere e fare entrare le battute mettiamo molto in difficoltà gli avversari, chiaramente quando ci sono tanti errori facciamo fatica. Però sono contento molto perché sono entrati anche i ragazzi della panchina e si sono visti anche i cambi, tutti pronti, reattivi e come si dice sul pezzo. Due punti invece di uno, poteva essere al contrario, potevano essere tre, ma quello si era spento dopo i primi due set probabilmente. Due punti, vittoria, e pensiamo a questo, non pensiamo a quello che poteva essere, potevano essere forse tre, potevano essere forse uno, però intanto sono due punti e adesso vediamo le prossime, un passo alla volta, abbiamo tutte squadre sotto di noi tranne Forlì e quindi speriamo di riuscire con calma a ottenere questi risultati, soprattutto queste prestazioni.